Buongiorno, parliamo dei temi della disabilità, del piano d'azione biennale adottato dal governo italiano, del modo in cui favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità intellettiva, anche di quelle in condizioni di gravità. Lo facciamo sulla scia del progetto europeo L'essenziale è invisibile agli occhi, promosso dall'AIPD, l'Associazione Italiana Persone Down, che ha coinvolto oltre all'Italia anche la Spagna e l'Ungheria, e grazie al quale è stata realizzata una guida per coloro che lavorano con persone con grave disabilità intellettiva. Discutiamo in particolare delle raccomandazioni politiche consegnate ai parlamenti e ai governi nazionali con Maria Cecilia Guerra, oggi senatrice del Partito Democratico, fino al febbraio 2014 impegnata direttamente nel governo, prima come sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel governo Monti e poi come viceministro dello stesso Dicastero con il governo Letta. Esperta dei temi di welfare, conosce a fondo quelli della disabilità. Buongiorno, grazie della disponibilità. Ancora oggi la vita delle persone con disabilità, in particolar modo delle persone con disabilità intellettiva, non è facile. Ci sono delle difficoltà oggettive di interazione, anche però molti luoghi comuni e stereotipi, e in molti casi si perpetua un sistema di vera e propria separazione. Anche in seguito alla ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, come giudica la situazione attuale nel nostro paese? Io credo che in generale il nostro Paese, anche a seguito della ratifica della Convenzione ONU, abbia fatto dei passi avanti significativi per un periodo, soprattutto per quanto riguarda anche la previsione normativa. Quindi noi abbiamo una legislazione avanzata sul tema della disabilità. In realtà quello che stenta ad accompagnare questo processo è anche una evoluzione di tipo culturale, cioè di comprensione. Lei giustamente ha citato lo stereotipo, il sentire comune. Ecco, questo è veramente un problema enorme con cui ci confrontiamo, specialmente per quanto riguarda le disabilità cosiddette psichiche, no? Perché effettivamente insorgono problemi atavici di paura della persona che ha comportamenti diversi, con cui la comunicazione non è secondo i canoni precostituiti, che sono legati all'ignoranza, quindi alla difficoltà di rapportarsi con una situazione che non si conosce, che possono creare situazioni di fortissimo disagio. Penso anche, e lo dico con dispiacere, che ci sia stato un po' di rallentamento nella attenzione in generale ai temi della disabilità e che molte delle cose che il nostro ordinamento prevede non siano ancora implementate nel modo in cui dovrebbero essere. Le faccio un esempio per capirci: noi abbiamo una legislazione molto avanzata per quanto riguarda, ad esempio, l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, che ha introdotto, anche, cioè, prima che venisse consolidato nel sentire nelle normative comuni, l'idea del collocamento mirato, quindi della capacità di individuare le caratteristiche specifiche della persona con disabilità per farle incontrare con un tipo di lavoro adeguato alle sue possibilità. Quello a cui stiamo assistendo, complice ovviamente anche la crisi, è invece una situazione in cui questo approccio si fa fatica a seguirlo e ci sono molte previsioni esonerative, quindi di esclusione, ma anche di esonero, in cui si annida di fatto un'elusione dell'obbligo delle quote. Quindi, voglio dire, nel campo scolastico noi abbiamo una legislazione molto avanzata. Le difficoltà economiche stanno mettendo in conflitto la disciplina di bilancio con l'affermazione del diritto. Abbiamo anche delle sentenze ormai su questi temi, mi riferisco al caso della Sicilia, in cui effettivamente il tema è stato posto esattamente in questi termini. In quel caso il Tribunale si è pronunciato a favore del diritto anche a fronte di difficoltà finanziarie che venivano evidenziate dalla Regione. Però insomma siamo in una fase molto delicata in cui un presidio attento a questi temi credo che nel nostro Paese sia assolutamente necessario. Il governo ha adottato ufficialmente un anno fa il programma d'azione biennale elaborato dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Lo conosce bene perché ne ha seguito l'iter. Ci sono appunto le principali azioni che l'Italia si impegna a svolgere per migliorare la condizione delle persone con disabilità. Quali sono le sfide principali di questo programma di azione che dovrebbero essere vinte?
Guardi, ci sono due aspetti, uno di merito e uno di metodo, che sono secondo me altrettanto importanti. Questo piano d'azione è il risultato di un processo partecipativo, quindi in piena sintonia con l'idea della Convenzione ONU, e cioè che il mondo delle persone con disabilità deve essere partecipo delle cose che le riguardano, no? Quindi niente di noi senza di noi, che è un messaggio fondamentale, no? Quindi l'idea di guardare le persone con disabilità come a persone, la cui disabilità non è legata a condizioni soggettive, ma dipende dall'interazione con l'ambiente, quindi dalle barriere fondamentalmente che si incontrano, che sono barriere, immagino che torneremo su questi temi, non solo architettoniche ma anche di altro genere. Il merito, dal punto di vista del merito, il merito di quel piano è di avere declinato questo principio fondamentale su tutti i principali piani, dalla salute, all'educazione, al lavoro, ai diritti, alla capacità giuridica, eccetera, no? Quindi questo è difficile dire, c'è un punto che mi sembra principale rispetto all'altro, è proprio la filosofia del piano che è la sfida, cioè il fatto di considerare che ogni persona ha diritto all'autodeterminazione, a costruirsi un progetto di vita, deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare. Ovviamente il piano declina questo principio sulla base di tanti step, di tanti passi successivi, cioè non è un piano che sia irrealizzabile, non è il libro dei sogni, tutt'altro, è stato costruito da persone competenti, perché sono anche impegnate quotidianamente oppure vivono sulla propria pelle anche la discriminazione, è stato costruito per passi che possono essere raggiunti, declinando quelli onerosi da quelli non onerosi. E quindi la seconda sfida è monitorare questo piano. Io ho un po' di difficoltà a parlare di questo perché ovviamente ho portato il lavoro, non ho dei meriti particolari perché, come ripeto, la cosa è stata molto partecipata, però ovviamente l'ho seguito anche con una responsabilità specifica. Quello che doveva essere fatto immediatamente dopo, l'impegno preso anche con le regioni, era quello di monitorare il piano, cioè darsi gli obiettivi di breve e di medio periodo e vedere settore per settore se questi erano raggiunti. Se non c'è questa continua attenzione, il piano allora sì diventa libro dei sogni, ma non perché non sia praticabile. Quindi i due punti erano un procedimento da seguire con un confronto costante con l'osservatorio, dove sono rappresentate ovviamente anche le associazioni, oltre che gli enti territoriali, sindacati, eccetera, e una filosofia di merito che ci aiuta nel declinare tutte le politiche, perché hanno tutto un elemento comune, che è quello dell'attenzione alla persona e al suo diritto, come ripeto, di autodeterminarsi. È stato fatto questa individuazione No, come dicevo, la cosa che mi dispiace è che il tavolo di monitoraggio che doveva essere fatto con le regioni, un impegno forte che era stato preso anche, non solo nel piano, ma anche nella conferenza che è stata fatta nel luglio 2013, no, prima di arrivare alla completa definizione del piano, un evento molto partecipato, l'impegno molto forte che era stato preso era in questa direzione. Se non si fa monitoraggio, né le amministrazioni statali né quelle regionali sono chiamate a dar conto del piano che loro stessi hanno approvato, perché è stato approvato un DPR, quindi è vincolante, però se non c'è un monitoraggio io non devo rendere conto perché non ho fatto un passo avanti in questa direzione che pure è praticabile. Cioè, posso dire, ci sono cose che sono molto costose, posso farle col tempo, altre che invece richiedono solo una volontà politica, quindi su questo sono un po' critica. Passiamo alle singole raccomandazioni politiche del progetto L'essenziale invisibile agli occhi. La prima raccomandazione chiede a quanti hanno responsabilità politiche e legislative di adottare una pratica educativa e assistenziale individualizzata e centrata sulla singola persona. Quindi si può parlare di assistenza domiciliare, di libera scelta dell'assistente, di progetti di vita autonoma. Come ritiene che possa essere applicata questa raccomandazione nel concreto? Questa raccomandazione richiede di passare da una considerazione negativa della persona con disabilità, molto legata su una valutazione puntuale di un dato puramente medico, quindi come noi siamo abituati a fare, percentuale di invalidità, di disabilità, gravità di disabilità, ha una considerazione della persona nel suo insieme. Quindi come si deve concretizzare nei diversi contesti con una presa in carico. La presa in carico è il processo fondamentale in cui chi ha responsabilità rispetto alle diverse politiche, no? Dalla scuola, alla salute, all'assistenza, eccetera,
considera la persona in tutte le sue caratteristiche, cioè non solo come, non tanto come una persona che ha problemi di salute, ma come una persona nella sua interezza, che quindi può avere, trovare ostacoli, barriere alla piena realizzazione in tanti e diversi contesti. E a questa presa in carico, quindi una valutazione complessiva, secondo criteri che sono codificati peraltro a livello internazionale, parlo di ICF, cioè che guardano alle persone in relazione al loro funzionamento globale, quindi alle loro complessive capacità di interazione con l'ambiente, fatta questa valutazione ovviamente ne discende un progetto personalizzato. Un progetto personalizzato ha come elemento fondamentale il cercare di valorizzare al massimo l'autonomia della persona e quindi ha come percorso, ovviamente un percorso che punta moltissimo alla deistituzionalizzazione, molto sulla domiciliarità. Dopodiché come si articola? Si articola con una forte interazione anche delle diverse politiche, cioè se noi guardiamo la persona nel suo complesso, anche le politiche devono parlarsi, quindi se abbiamo una persona che deve andare a scuola, se anche la presa in carico è fatta dall'ASL assieme ai servizi sociali, non è che poi la scuola è un mondo a sé stante, perché la persona che ha difficoltà nell'ambiente ce l'ha a scuola, ma ce l'ha probabilmente anche a casa, ce l'ha nel tragitto da casa a scuola, e quindi il percorso, il progetto personalizzato è un progetto che coinvolge un insieme di responsabilità e richiede appunto una capacità di coordinamento. Ci sono delle situazioni in cui questo comincia ad essere fatto, credo che noi cioè, il Ministero sicuramente a suo tempo con l'Italia Lavoro e con l'ISPOL sono state fatte anche dei progetti specifici con dei risultati assolutamente interessanti su come questa valutazione complessiva del soggetto possa davvero permettere di mettere a punto dei progetti che sono per molto efficaci. La seconda raccomandazione chiede a quanti hanno responsabilità politiche e legislative di convertire la tutela giuridica in un sostegno attivo al processo decisionale, quindi non più un soggetto tutelato da altri, passivo, ma un soggetto attivo e per quanto possibile padrone del proprio processo decisionale. È un approccio che la convince questo? Sicuramente anche su questo noi abbiamo una legislazione avanzata, perché la figura dell'amministratore di sostegno è previsto dal nostro ordinamento credo dal 2004 mi sembra, quindi da molti anni. Quindi il problema è anche lì un'applicazione, perché il punto fondamentale è che misure interdittive o di inabilità sono misure che escludono qualsiasi possibilità, cioè praticamente distruggono la vita civile della persona, nel senso che non avendo la capacità giuridica poi fai fatica a esercitare anche gli altri diritti, no? E quindi questo non vuol dire che non ci debba essere una tutela, un accompagnamento nelle situazioni in cui ci sono difficoltà di tipo oggettivo, ad esempio di comprensione, in cui potresti quindi essere anche imbrogliato e non tutelare a partire dal tuo interesse di tipo economico. Il problema anche in questo caso, con lo stesso spirito che non sto a ripetere, è di calibrare l'intervento di tutela sulle caratteristiche specifiche della persona, cioè il processo deve essere comunque sempre il più possibile condiviso. La persona che ha l'accompagnamento, l'amministratore di sostegno, deve essere valorizzata ed essere il più possibile partecipe del processo che lo riguarda. Ovviamente questa cosa che sto dicendo va calibrata sulle specifiche difficoltà, e generalmente il processo richiederebbe una revisione periodo per periodo, no? Credo che su questo siamo indietro, e è proprio una delle cose che volevo dire prima. Se noi monitorassimo questa cosa andremo anche a vedere come i tribunali si avvalgono o non si avvalgono di questa possibilità, faremmo formazione su questo, perché molto spesso questi strumenti vengono utilizzati in modo insufficiente, perché non c'è la piena competenza, non è cattiveria e prevenzione. Quindi su questo, per esempio, è un tipico campo su cui un investimento si può fare, e credo che vada fatto senza oneri insostenibili. Bene, la terza raccomandazione invece chiede di garantire libertà di movimento e di decisione sul luogo dove vivere e lavorare. Cosa pensa in proposito? Beh, è la filosofia dell'autodeterminazione, credo che sia fondamentale. Allora, c'è una cosa che io credo molto, e cioè
Nel momento in cui definiamo, come la Convenzione dell'ONU ci dice, come dicevo prima, la disabilità non come una caratteristica dell'individuo, ma come un problema che nasce dalle caratteristiche dell'individuo in interazione con l'ambiente. Il fatto che queste, che noi chiamiamo barriere, che sono di vario tipo, non vengano rimosse, costituisce una violazione di un diritto. Cioè non è che io sono buono Stato se muovo la barriera. Io vengo meno al principio di non discriminazione se non intervengo in quelle situazioni in cui la barriera ti impedisce di realizzare pienamente la tua persona. E nella situazione piena di una persona ci sta ovviamente la libertà di scegliere dove abitare e come muoversi. Chiaramente questo è l'obiettivo finale, non è che io adesso non mi renda conto che ci sono delle difficoltà in quello che dico. È per questo che penso che queste cose vanno perseguite con un cammino. La scelta della non istituzionalizzazione e di cercare di garantire al massimo la possibilità del domicilio, che si porta dietro anche la possibilità di scegliere, è fondamentale. E anche in termini di costi non è dimostrato che sia più costosa, perché un processo di istituzionalizzazione è molto costoso. Quindi si tratta anche in questo caso di mettere a frutto competenze diverse, perché ovviamente quando una persona che ha delle gravi difficoltà è a domicilio richiede che ci sia un aiuto su più campi, specialmente se una persona con gravi disabilità o con gravi disabilità intellettive, no? Che ovviamente possono portare problematiche relazionali anche più complesse, sono cose su cui bisogna fare un investimento. La quarta raccomandazione chiede invece di incoraggiare la partecipazione delle persone con disabilità intellettiva nelle decisioni politiche senza restringere il loro diritto di voto. Oggi in Europa abbiamo una situazione molto variegata, l'Italia è uno dei 7 paesi, una minoranza in verità, che non prevede nessuna restrizione al diritto di voto delle persone con disabilità intellettiva, però sappiamo che avere pieno riconoscimento del diritto di voto non significa che di fatto venga esercitato appieno, e infatti solo una minima parte di queste persone effettivamente esercita il proprio voto. Che cosa si può fare per coinvolgere maggiormente le persone con disabilità intellettiva nelle decisioni politiche? Io credo che questo sia un tema anche di linguaggio e di comunicazione. Ora, noi non abbiamo una comunicazione politica, la nostra comunicazione politica tende ad essere talvolta molto sloganistica e molto semplificata, quindi non è proprio c'è un problema che va articolato in modo diverso da quello che cioè ovviamente non si può banalizzare il messaggio politico che è in sé, che può essere in sé articolato. Però credo che ci sia un problema di comunicazione che potrebbe essere analizzata anche specificamente in termini anche qua di accessibilità all'informazione, cioè l'informazione e la comunicazione può essere organizzata anche a livelli di complessità diversi, quindi nella scelta del linguaggio sicuramente dei passi avanti si possono fare, nella predisposizione anche dei siti, cioè i siti accessibili non sono solo accessibili se sono per ad esempio non vedenti, no? Cose su cui c'è un po' più di attenzione, no? Ma devono essere accessibili anche nel linguaggio, per cui si può pensare, così come lo si può pensare negli uffici pubblici, eccetera, che certe comunicazioni possono essere. Però credo che il tema più importante sia nel modo in cui viene facilitata la partecipazione. Questo è un tema che non riguarda soltanto le persone con disabilità, non dico la politica, riguarda le persone in generale, noi abbiamo una crisi di partecipazione e che deriva secondo me dal fatto che la partecipazione non paga, nel senso che la gente non vede che la sua partecipazione alle tematiche pubbliche abbia poi dei riscontri. E qui è interessante anche in questo campo interrogarsi se il nostro problema sia quello di fare delle politiche specificamente dirette alle persone con disabilità per permettere una maggiore accessibilità, non sia un problema più generale che tiene conto delle difficoltà in generale, appunto, senza. Questa è una cosa su cui mi interrogo anche in altri campi, cioè le politiche che sono mirate su un singolo segmento della popolazione per superare una discriminazione talvolta ne creano altre proprio perché sono politiche mirate, non so se mi sono spiegata. Allora in questo campo credo che ci siano delle possibilità di passi avanti che possono coinvolgere l'intera popolazione e avere delle ricadute positive anche sulle persone con disabilità, in particolare quelle delle
La quinta raccomandazione chiede di riconoscere alle persone con disabilità intellettiva il diritto ad avere un proprio partner e una famiglia. Dunque parliamo di vita autonoma e indipendente, ma anche di supporti adeguati alla residenzialità per coppie fragili, ad esempio. È possibile raggiungere un obiettivo come questo? È in linea con le cose che ci siamo dette fino adesso. Qui andiamo su un tema delicato, voglio mettere anche degli elementi di problematicità, perché noi sappiamo che il rischio che si corre, che si vuole combattere di volte, cioè quindi la finalità non è cattiva, è quella di evitare che ci siano situazioni in cui il rapporto tra i partner sia un rapporto squilibrato, quindi ci siano situazioni di potere, di vessazione, no? Quindi il tema va affrontato sicuramente, perché la dimensione affettiva è una dimensione fondamentale per le persone, quindi se puntiamo alla valorizzazione della persona nel suo complesso è evidente che questo lo dobbiamo affrontare. Lei ha parlato di coppie fragili, noi dobbiamo anche partire dall'idea che se vogliamo affrontare seriamente questo tema non dobbiamo pensare a coppie di persone con disabilità, cioè che una persona con disabilità sia destinata a incontrarsi solo con una persona con lo stesso tipo di disabilità, perché lo dico parlando non tanto a lei quanto prima di tutto a me stessa, perché un po' noi entriamo spesso in questa filosofia, no? Allora, quando andiamo a ipotizzare giustamente un percorso per garantire le cose che lei ha ricordato, ci troviamo di fronte spesso a temi delicatissimi. Per spiegare questo, quello che voglio dire, faccio l'esempio di una discussione che è aperta adesso per il caso inglese, in cui il caso che si è posto in Inghilterra, di una persona con disabilità per la quale è stata disposta la sterilizzazione obbligatoria, cosa che ci fa pensare agli orrori del nazismo, no? Però, dicevo proprio su Superando, quindi il bollettino della Fish, quindi siamo un articolo molto problematico che diceva: siamo di fronte a una persona che però non riesce, non ha la possibilità di guidare la propria sessualità e per la quale un'ulteriore gravidanza, sarebbe la settima, potrebbe comportare un rischio di vita. Allora ci possiamo trovare di fronte, e qui torna anche il tema della tutela, no, della capacità giuridica, ha una complessità di temi che vanno affrontati in modo, io dico, laico, ma anche con molta attenzione. Quindi il tema è fondamentale, perché la dimensione affettiva, ripeto, è fondamentale. Non è uno di quei temi facili quando la fragilità può esporre a appunto situazioni di subordinazione, situazioni in cui altri si approfittano di te, per cui è un tema che richiede un accompagnamento particolare quando siamo di fronte veramente a disabilità molto gravi. La sesta raccomandazione, ne abbiamo forse accennato anche prima, va sul tema di garantire un ambiente mentalmente accessibile, a cominciare dagli uffici pubblici e dai servizi di base. Pensiamo a quanto il linguaggio burocratico rappresenti una barriera per molti cittadini e non solo per le persone con disabilità. Che cosa si può fare per migliorare la situazione? Guardi, due osservazioni nel rispondere alla sua domanda. La prima è che noi pensiamo alle barriere quasi sempre solo come barriere di tipo architettonico, che è già un tema fondamentale, mentre abbiamo più difficoltà a capire le barriere che riguardano appunto la comprensione. Questo, quindi, dobbiamo su questo assolutamente concentrarci. C'è un punto del piano biennale delle politiche sulla disabilità che mi aiuta a rispondere in modo più specifico a questa sua domanda, è quello in cui si lancia l'idea dell'utenza globale. Cioè, gli uffici pubblici che si rivolgono ai cittadini devono pensare a modalità di comunicazione che non siano legate all'utente tipo, ma che siano aperte anche alle persone che possono avere difficoltà. E non sono solo le persone con una disabilità di tipo intellettivo, sono anche bimbi, gli anziani, o le persone che hanno un'altra lingua. Per cui ricercare un percorso facilitato, che vuol dire in cui un percorso in cui le istruzioni vengano date, ci sia un posto dove si riceve una indicazione precisa su quello che si deve fare, adeguata ovviamente alle proprie capacità di comprensione. Credo che chiunque di noi si sia trovato ad affrontare percorsi un po' articolati di pratiche burocratiche si trovi spesso sperduto, quindi un investimento che abbia in mente il tema che lei pone, ma che sia rivolto appunto all'utenza nel suo complesso, sarebbe ottimo. Credo che passi in questa direzione si debbano fare, ovviamente. Chiaramente ci vorrà un'attenzione particolare per un problema particolare, ma rispetto alla
alla inaccessibilità abbastanza globale che abbiamo, un'apertura verso l'utenza globale potrebbe sicuramente essere raggiunta. Con la settima e ultima raccomandazione invece trattiamo il tema delle persone con disabilità intellettiva che vivono in una situazione di gravità e chiede la raccomandazione, quanti hanno responsabilità politiche e legislative, di aprire uno spazio alla loro partecipazione alla vita normale. È davvero difficile, davvero impossibile fare questo per persone che abbiano una grave disabilità intellettiva? È difficile perché, e torniamo al discorso che facevamo all'inizio, rispetto alla grave disabilità intellettiva c'è una resistenza delle altre persone, c'è una paura, vorrei usare un termine per capirci, cioè quando la persona con queste difficoltà viene ancora classificata come matto, no? Lo dico per dire che molti dentro di sé, tutti forse, abbiamo ancora questa atavica paura, no? La persona che può fare cose che ti mettono anche... Non è solo paura della propria incolumità, è proprio difficoltà di non sapere come si reagisce. Ora, anche in questo caso, con un accompagnamento, l'accompagnamento in questo caso che va disegnato non deve riguardare solo la persona che ha queste difficoltà, e il suo contesto, che deve essere un contesto di incoraggiamento ovviamente, non di protezione, perché spesso la protezione è inibitoria, ma deve riguardare il contesto di accoglienza, dove effettivamente quando si ha consapevolezza delle caratteristiche del problema, no? E si capisce qual è la finalità, che è una finalità ottima, cioè di partecipazione e di inclusione, quando questo viene fatto i risultati sono molto positivi. Mi spiego, anche in questo caso faccio riferimento ad esempio a delle cose che riguardano il mercato del lavoro, no? Che riguardano l'inserimento lavorativo, una ricerca fatta dall'ISPOL, proprio relativa all'inserimento lavorativo di persone con disabilità. Adesso probabilmente la gravità della cosa, lei mi richiamava specificamente alla gravità, però il tema che sto per dirle vale anche per quello, nel senso che le persone interpellate prima e dopo, cioè, riconoscono che avevano una paura che non si è rivelata tale, che essendo state preparate a capire che tipo di caso avevano davanti, ne hanno tratto un arricchimento anche personale, cioè una quota rilevante di datori di lavoro si dichiaravano disponibili a ripetere, diciamo, l'esperimento, chiamiamolo così perché sono ancora casi isolati. Allora, io credo che anche nei contesti scolastici, per esempio, i ragazzi che sono posti non di fronte a un isolamento di una persona con una grave disabilità, ma a un processo di inclusione, spesso manifestano elementi di volontà di ricerca di comunicazione, talvolta anche di accudimento, se vogliamo usare questo termine, che sono positivi per la loro crescita. Chiaramente qui diventa un problema di risorse su cui la società deve interrogarsi, secondo me, deve interrogarsi seriamente, perché è chiaro che questo processo che sto descrivendo richiede una partecipazione di persone esperte, un accompagnamento che è superiore rispetto alla media, ma questo ci giustifica a non permettere a delle persone di avere quello che è l'elemento cruciale dell'essere umano, e cioè la possibilità di interagire con gli altri. Io credo che anche partendo dalle buone pratiche che ci sono sul territorio si possa allargare, disseminare queste buone pratiche e farne una pratica che sia la quotidianità. Non sarà domani, dico onestamente, non credo che sia una cosa che si realizzerà domani, però se si procede con questa consapevolezza, magari dopo domani sì. Bene, grazie. Prima diceva degli esperimenti e degli arricchimenti personali dei datori di lavoro nel entrare a contatto con persone con disabilità intellettiva e non solo, probabilmente. Fra i politici, lei è una di quelle che ha trattato più da vicino con l'Associazione delle persone con disabilità. Mi può fare un bilancio proprio personale rispetto a questo rapporto che ha avuto in questi anni? Sì, io credo in questi 3 anni di avere
imparato tantissimo, perché proprio sì, partivo da un atteggiamento, diciamo, legato ai miei valori personali, alla mia storia politica e magari anche di formazione religiosa, nell'affrontare questo tema, quindi diciamo da una sensibilità personale, diciamo. Certamente la comprensione la capisci solo, l'hai piena quando hai la possibilità di identificarti, cioè di capire com'è la realtà vista con gli occhi delle persone che la discriminazione, la difficoltà incontrano quotidianamente. Io ho incontrato nel lavoro degli osservatori, nei contatti con le associazioni, una consapevolezza e una capacità di trasmetterla generalmente molto elevata. Ovviamente ci sono anche, c'è anche la sofferenza di domande che negli anni continuano a non ottenere risolte e risposte. C'è da parte di chi si trova da parte del politico, anzi con la responsabilità di governo, la continua frustrazione di capire quanto si potrebbe fare e quanto poco si riesce a muovere, no? Anche quando sei nelle posizioni appunto di governo in cui hai più possibilità. Quindi dal punto di vista personale è una continua ricerca di un equilibrio tra tutti questi sentimenti e queste pulsioni. Però devo dire che appunto si impara veramente molto, per questo sono convinta che sia un bene anche l'inserimento in tutte le realtà in cui frequentiamo delle persone anche con grosse difficoltà, perché è un arricchimento personale anche per gli altri. Ho visto, mi sono trovata a seguire anche quella trasmissione che è stata fatta su 5 Stelle, no? Per l'inserimento lavorativo di ragazzi con la sindrome di Down, e mi ha colpito moltissimo un aspetto proprio legato a questo, cioè le interviste che sono state fatte alle persone che sul posto di lavoro, si trattava appunto di un hotel, affiancavano questi ragazzi, perché tutti in modi diversi dicono l'effetto che questo rapporto ha avuto su di sé, ed è un effetto positivo. Cioè una diceva, rapportandomi con lei ho imparato anche come rapportarmi meglio con mia figlia, quell'altro aveva trovato una capacità di comunicazione sullo scherzo, quindi su un altro canone rispetto magari a quelli che usava normalmente, che lo teneva sereno e più allegro. Non è sempre rose e viola, ovviamente, anzi, molto spesso non lo è, però anche queste testimonianze mi confermano che dobbiamo uscire dall'idea appunto dell'emarginazione, della segregazione che talvolta ancora caratterizza, molto spesso caratterizza questi temi, e affrontarli per una crescita della collettività oltre che per una valorizzazione delle persone con disabilità. Bene, grazie davvero a Maria Cecilia Guerra e buon lavoro, buon proseguimento di impegno su questi temi. Grazie.